Mimmo Sroura, segretario regionale dell'Udeur, a sostegno di Giorgio De Matteis, candidato sindaco. Che campagna elettorale è stata? No, penso che è una campagna elettorale molto difficile perché il paese che vive un momento difficile, figurati una città martoriata come l'Aquila, convincere la gente che la politica serve ancora a qualcosa non è facile, non è facile nemmeno convincere l'elettore di andare a votare, anche se bisogna dire, insomma, non si può lamentare che le cose non vanno, poi lasciarle andare così. Io credo che abbiamo questa occasione tutti, una volta ogni tanto, per esprimere un nostro giudizio sulla politica, io credo che bisogna andare a votare, perché non si può lamentare poi, diciamo così, abdicare. Chi ritiene che tutto va bene può decidere di non andare, ma gli altri no. Ecco, la vostra coalizione che sostiene Giorgio De Matteis ha portato dei temi importanti, tra cui quelli dell'urbanistica, casette, insomma, sono riusciti questi temi a far breccia nel cuore degli elettori? Sì, i temi sono importanti perché coinvolgono i cittadini, perché sono problemi. Non sono teorici, è qualcosa che tutti i giorni abbiamo a che fare dopo la ricostruzione di questa città, anche se insomma, a mio giudizio la campagna elettorale, anche per quello che ho detto prima, è stata un po' sottotono, insomma, non è che è riuscita veramente a coinvolgere come dovrebbe gli aquilani. Però certamente sì, certamente rispetto all'inizio le cose adesso sono leggermente più chiare, perché Forse c'è vedi, stato troppo scontro a io. livello Ma è personale e poco sui inevitabile, programmi. cioè io credo l'importante è rimanere nella correttezza, però è inevitabile, come si fa a non dire le cose come stanno? Può non piacere a qualcuno, ma come si fa a non dire che il sindaco di questa città non è stato capace di affrontare un dramma di questo tipo come quello che abbiamo vissuto e come quello che viviamo? Come si fa a non dire a Cialente, guarda, tu non sei stato capace di spendere i soldi che avevi a disposizione nemmeno prima del terremoto? E questa è un'esperienza mia personale, allora da assessore regionale i soldi che abbiamo destinato a questa città sono tuttora non spesi, ma tuttora non spesi, eppure erano milioni, possiamo elencarli uno per uno. Cioè, allora io dico, è inevitabile, questo può far male a qualcuno, certo non piace a Cialente, però la gente lo deve sapere. Riuscirà Giorgio Di Mattesa a far cambiare passo? Guarda, noi abbiamo scelto Giorgio, noi siamo entrati in quell'alleanza, eppure uno come me, cioè con Giorgio, ha avuto diversi momenti, no? Sì, è un'amicizia personale, questo sì, sempre, però non siamo stati sempre sulla stessa, diciamo così, linea politica. Però io e noi siamo stati invece i primi ad indicare Giorgio come sindaco, perché io credo che quello che. Partendo da una diagnosi della situazione, noi abbiamo scelto Giorgio perché è una persona determinata, capace di prendere decisioni importanti, Anche popolari, forse. anche impopolari al momento giusto, capace di fare scelte importanti, anche della sua squadra. Non è uno che, insomma, come forse è successo, sta sotto, la cappa di qualcuno. Io credo che Giorgio con la sua esperienza, Giorgio è stato anche lui assessore ai lavori pubblici della regione, è stato consigliere comunale, assessore anche là, cioè Giorgio ha anche quella esperienza necessaria, esperienza ma determinazione, capacità di coinvolgere anche gli altri. Questa è una città che deve essere ricostruita, ricostruita per noi, per i nostri figli, questo è un appuntamento epocale, unico. Oggi, o oggi o mai più, perché non possiamo parlare tra dopo 5 anni, più 3 sono 8, no, adesso. E chi dice
che va bene, adesso Cialente ha studiato. No, non è vero. Non è vero. Cialente ancora non riesce con un solo progetto strategico vero, non i marciapiedi, le rotatorie, un spiazzo, una piastra e chiamarla mercato. Dai, la gente insomma sa che è campagna elettorale. Telegraficamente in chiusura, primo vittoria al primo turno o ballottaggio? No, obiettivamente sono convinto che si andrà al ballottaggio, questa è una mia previsione, e secondo me al ballottaggio vincineremo noi, cioè, forse non ci sarà né per l'uno né per l'altro, cioè una vittoria di non so di quanti punti, però vinceremo noi, vinceremo al secondo turno.